Roberto Maroni, ex ministro ed ex segretario della Lega, è morto nella sua casa nel Varrisotto all'età di 67 anni. Maroni, che dal 2013 al 2018 aveva ricoperto anche la carica di presidente della regione Lombardia, era malato da tempo. Con Umberto Bossi aveva condiviso gli inizi della Lega. Dal 2021, quando ha scoperto la malattia che lo ha condotto alla morte, si è ritirato dalla politica attiva. Lunedì notte alle 4 il nostro caro Bobo ci ha lasciato. A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto: bene. Eri così, Bobo, un inguaribile ottimista. Sei stato un grande marito, padre e amico. Con queste parole, la famiglia di Roberto Maroni ne ha annunciato la morte. Per poi aggiungere una frase di Emily Dickinson: chi è amato non conosce morte, perché l'amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina. E poi l'ultimo saluto. Ciao, Bobo. Nato a Varese nel 1955, Roberto Maroni ha ricoperto il ruolo di segretario federale della Lega Nord dal 1 luglio 2012 al 15 dicembre 2013. È stato due volte ministro dell'Interno dal 1994 al 1995, ricoprendo anche l'incarico di vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dal 2008 al 2011. Nell'aprile del 2012 Maroni ha fatto parte con Roberto Calderoli e Emanuela Dalla Lago del triumvirato che fino al congresso della Lega Nord è stato incaricato di sostituire la carica di segretario del partito lasciata da Umberto Bossi. Tre mesi dopo, al congresso del partito, viene eletto segretario e rimanendo in carica fino a quando gli è subentrato Matteo Salvini.